Questa seconda parte della giornata assume la forma di un workshop, di un laboratorio operativo. Esperti del settore da tutta Italia presenteranno tre esperienze concrete. Cominciamo con quella che proviene da uno dei centri, non mi piace la parola di eccellenza, ma di riferimento del nostro settore, il centro Apice, archivi della parola, dell'immagine, adesso ho anche perso la della parola, dell'immagine, della comunicazione editoriale di Milano, dell'Università degli Studi di Milano, e espone qui ed è oggi qui Valentina Zanchin, che è appunto referente dei progetti di conservazione, del tema della conservazione all'interno di questo originalissimo centro di ricerca e archivio e biblioteca di collezioni speciali, centro anche di promozione culturale che tiene un po' insieme davvero quel duplice binario di conservare ma anche di valorizzare. E il suo intervento è intitolato I documenti del Novecento, un'eredità difficile da conservare. Prego. Buonasera. Sono contenta che stamattina si sia parlato, si sia fatto cenno al ciclo di incontri che si faceva anni fa su conservare il Novecento, perché devo dire che io ho ancora il ricordo di quegli incontri, sono stata presente quasi a tutti e devo dire che hanno influito effettivamente poi sul mio lavoro futuro, quindi se uno degli intenti era quello di gettare dei semi, almeno nel mio caso è stato così, quindi mi fa piacere che si sia fatto riferimento a questa cosa. Dunque, fece un certo scalpore nel 2002 la creazione di un centro dedicato allo studio e alla conservazione dell'editoria del Novecento. Inizialmente l'intento era quello di creare un museo del libro nella Milano capitale dell'editoria, ma il progetto non riuscì a realizzarsi. Ancora di più il fatto che fosse un'università a farsene carico, inserendosi nel mercato del collezionismo, come a suo tempo aveva fatto il Centro Manoscritti di Pavia di Maria Corti. Istituire un centro dedicato alla valorizzazione ma anche alla conservazione rappresentò un grande cambiamento nel modo di fruire i materiali in un luogo come l'università, dove i libri vengono consumati, usati, dati in prestito e molto meno conservati, almeno fino a quell'epoca. All'inizio non fu facile, proprio perché gli utenti, quindi docenti, studenti, erano poco abituati alle diverse modalità di fruizione in una biblioteca come quella di un'università. Ancora oggi una buona parte della comunicazione del centro Apice, è rivolta all'interno dell'Ateneo e all'obiettivo di spiegare cosa si fa, come e perché, a volte con la sensazione un po' di dover legittimare l'esistenza di questo centro. Comunque nel corso degli anni e nonostante le diverse donazioni di fondi bibliografici, una parte sempre più importante è stata riservata agli archivi, in un certo senso quasi se la sono presa, e ultimamente agli archivi fotografici, che a testimonianza della centralità dell'immagine nella nostra cultura vengono anche sempre più richiesti dagli utenti, utenti che sono interni all'Ateneo ma decisamente di più esterni. Qualche numero, abbiamo oltre 60 fondi archivistici e bibliografici, circa 130.000 volumi, oltre 1 milione di foto, tra foto e negativi, che occupano, purtroppo mi viene da dire, 4.000 metri lineari. La gran parte del materiale appartiene al XX secolo e quindi parlerò principalmente della conservazione della carta e dei volumi del secolo scorso. Dunque, è noto che la carta prodotta e utilizzata grosso modo tra la fine dell'Ottocento e gli anni 60-70 del XX secolo, e in particolare quella nel periodo tra le due guerre, è in assoluto quella che meno resiste ai danni del tempo. Sembra che in seguito la situazione sia migliorata e la carta che oggi viene prodotta... Allora, come faccio?
questo, la mia rapporto con la tecnologia. Ecco, ok. Sembra che oggi la carta che viene prodotta sia decisamente di qualità migliore. Anche la carta per fotocopie, forse l'avrete notato, ha questo simbolo che vedete, che è quello dell'ISO 9706, viene prodotta in base a questo standard che, in base a tutte diciamo, le prove di invecchiamento che sono state fatte, dovrebbe garantire una durata di almeno 200 anni se conservata in modo adeguato. Questo problema della qualità inferiore della carta prodotta in età contemporanea non era sconosciuto già all'inizio del XX secolo. La mia collega qualche tempo fa ha trovato un articolo della Lettura, il mensile del Corriere della Sera, che si intitola proprio "Come vanno trattati i libri". L'autore però non è italiano, perché era tratto dal mensile del Penny Magazine, in sostanza. È un articolo abbastanza divertente che sconsiglia, per esempio, di stare troppo vicino al caminetto, di non mangiare sui libri, di non rovesciare il volume sulla tavola, al contrario, eccetera, eccetera. Però già fa riferimento al fatto che i libri moderni sono, ahimè, decisamente di qualità migliore rispetto a quelli che si producevano nel periodo precedente. I primi però a lanciare l'allarme a livello globale sul problema della qualità della carta e di conseguenza dei manufatti prodotti con essa furono gli americani alla fine degli anni Ottanta. Non a caso questo allarme venne dagli Stati Uniti, poiché in questo paese le case editrici, per far fronte a un'immensa domanda di libri, già a partire dal XIX secolo produssero per i loro voraci lettori volumi usando una carta di bassa qualità prodotta dalla pasta di legno. Il processo era stato inventato nel 1869, per cui in seguito, dopo qualche anno, si trovarono nelle biblioteche una grande massa di volumi in carta acida. È disponibile in rete il docufilm del 1987 in cui William Welsh, che era stato fino a pochi anni prima uno dei responsabili della Library of Congress, davanti alla telecamera strappa un foglio di carta di questi volumi di carta acida, lo accartoccia proprio così per mostrare che la carta andava completamente in briciole, e quindi diciamo per sollevare un po' la sensibilità da questo punto di vista. Questo fenomeno, definito combustione lenta, è in grado di rendere fragili fino al limite della consultabilità della manipolazione i manufatti cartacei in circa 30-100 anni. Questo significa che, facendo un semplice calcolo matematico, i volumi, proprio quelli prodotti nel periodo tra le due guerre, tranne poche eccezioni, oggi sono praticamente intoccabili senza produrre loro dei danni. Tutti, praticamente. Per quanto riguarda la conservazione di questo tipo di materiale, oggi si punta essenzialmente sul condizionamento ambientale, quindi l'attenzione ai parametri di temperatura, umidità e luce e il loro continuo monitoraggio. È la cosiddetta conservazione preventiva che nel migliore dei casi può rallentare il deterioramento della carta, non certo eliminarlo. Anche la deacidificazione su larga scala in Italia non ha mai trovato, a quanto sembra, grandi sostenitori. Non so se più per motivi di budget o per i dubbi mai risolti sui risultati. Mentre altri paesi la utilizzano massicciamente, per esempio sempre la Library of Congress, proprio da dove era partito in un certo senso un po' l'allarme sulla combustione lenta, stando a quanto si legge sulla pagina del sito dedicato a questo argomento, ad oggi ha trattato oltre 4 milioni di volumi e oltre 10 milioni di fogli sciolti delle sue collezioni con appunto la deacidificazione di massa. In Italia mi risulta che siano stati fatti un paio di esperimenti, penso una ventina d'anni fa, e però poi mai più monitorati, mentre secondo me sarebbe forse interessante magari andare a vedere oggi, a distanza di 20 anni, com'è la situazione di questi libri trattati, questi documenti cartacei trattati in questo modo, però finora ancora nessuno l'ha fatto.
Va comunque detto che i sistemi di deacidificazione di massa hanno efficacia se effettuati prima che si siano prodotti danni gravi, mentre non hanno alcun esito effettuati quando un volume ha ormai raggiunto il punto di, quello che io chiamo il punto di non ritorno, che è sostanzialmente questo. Dunque, qui abbiamo proprio una situazione per cui la legatura è andata. Le pagine non si riescono più a girare, se non proprio rompendole, e per cui secondo me non è che si può fare molto. Per quanto riguarda le collezioni novecentesche prodotte con la carta acida, quindi abbiamo, per semplificare, due tipi di situazioni. La prima riguarda il materiale non più fruibile, come in questo caso, e la seconda il materiale ancora fruibile, sostanzialmente quasi sempre abbastanza fragile, ma almeno ancora fruibile. Per il primo caso l'unico trattamento possibile è quello di toglierlo dalla consultazione, auspicabilmente andrebbe riprodotto in modo da garantirne almeno una fruizione indiretta, in seguito chiuso in scatole, cartelle, dopo vi farò vedere alcune cose, in buon cartoncino e riposto indefinitivamente. Nel secondo caso è ancora possibile utilizzare il volume, proteggendone magari la copertina con carta o polietilene trasparente, evitando l'apertura a 180 gradi per sollecitare poco la legatura, escludendolo dal prestito, dalla fotocopiatura e da tutte quelle operazioni normalmente consentite per il libro di una biblioteca di pubblica lettura. Più la quantità del materiale di questa tipologia è cospicua, più è difficile operare delle scelte, se non altro per determinare la priorità degli interventi, di cui si è parlato anche stamattina, di questa necessità di capire, di valutare in base a tutta una serie di parametri i libri da trattare meno, da trattare di più prima e quelli da trattare invece magari in un secondo momento. Ecco quindi che il vero nodo fondamentale è il criterio di scelta: stabilire che importanza dare, a cosa dare la precedenza, qualunque sia il tipo di intervento. Il punto però, appunto, è questo: come si determina il valore nel senso dell'importanza di un pezzo? È il valore economico, la rarità, il valore documentario, il pregio dell'edizione, le condizioni di conservazione? Certamente è un insieme di tutte queste cose, come ci diceva appunto la sovrintendente Resti. Bisogna operare appunto mettere insieme in un certo senso tutti questi parametri e capire che, diciamo, alla fine di tutto questo ragionamento cosa fare. È meglio dare la precedenza a un volume in cattive condizioni oppure a un testo richiesto frequentemente? Dare troppa importanza al pregio può per esempio portare a sottovalutare gli esempi di editoria di largo consumo, della quale il XX secolo è stato letteralmente inondato, ma che sono stati poco conservati nelle biblioteche, per cui paradossalmente oggi sono diventati così rari da rendere difficile per gli studiosi ricostruire i cataloghi e dunque la storia di molte case editrici attive in Italia nel corso del Novecento. Ecco, qui abbiamo Firenze, Bottega del Romanzo, 1936, Milano, Periodici Alfa, 1933, Studio Letterario Milanese, 1942, completamente cadute nell'oblio la storia di queste case editrici. Qui un caso simpatico che ho trovato, è una serie, I Bassi Fondi, di un editore di cui noi abbiamo la biblioteca e anche un pezzettino di archivio perché è andato quasi completamente distrutto. Dunque io mi sono trovata per le mani questo, ciò che rimane forse di questo volume, I drammi della cocaina, questa copertina, queste illustrazioni molto splatter, eccetera eccetera. Allora, per cercare, mi sono incuriosita, ho cercato qualche notizia sull'autore, su questo Guy de Terramonde, e ho visto che in rete c'erano parecchi altri suoi volumi dell'editore francese, però ho notato che qua la copertina è uguale praticamente, quindi mi sono chiesta, sarebbe interessante capire se
quando Monanni, editore di questo Drammi della cocaina, ha acquistato dalla Francia, dall'editore francese, i diritti per pubblicare in Italia questo testo, ha come comprato il pacchetto completo, cioè la possibilità di riprodurre anche l'illustrazione di copertina, l'impaginazione, addirittura la serie, i bassi fondi. Vedete che c'è proprio il prezzo nello stesso punto, eccetera, eccetera. Oppure ha fatto un'operazione di pirataggio, come tranquillamente avrebbe potuto essere. Questo, per esempio, sarebbe una cosa interessante da scoprire, se solo avessimo qualche documento. Comunque magari qualcuno li troverà qualche volta. Dunque, quindi una cosa secondo me è certa, cioè la riflessione che mi viene è questa: per valorizzare un documento bisogna conoscerlo. E qui un altro esempio che vi faccio. È il caso di un importante testo di Virginia Woolf, pubblicato nel 1931. Dunque, questo volume, qualche settimana fa, ci è stato chiesto per essere esposto in una mostra che aprirà a metà di questo mese a Roma, dedicata a Virginia Woolf e al Circolo di Bloomsbury. Io sono andata, come faccio sempre, quando si appronta, come dire, un po' la pratica di un prestito per le mostre, intanto a prendere il volume per capire in che condizioni è, se naturalmente può essere prestato, questa è la prima cosa, e poi a capire anche, per esempio, per determinare il valore per l'assicurazione, conviene sempre fare un piccolo approfondimento proprio sulle particolarità dell'edizione. E quindi io sono andata a prenderlo sullo scaffale, ho visto che il libro fondamentalmente non aveva grossi problemi, l'ho aperto e dentro ci ho trovato la sovracoperta, piegata malamente, infilata dentro il libro. Comunque sono andata e niente, quindi la cosa non mi ha più di tanto né sorpreso né allarmato, ho detto vabbè, c'era dentro la sovracoperta, meno male che è stata conservata. Se non che poi sono andata ad approfondire alcune notizie per quanto riguarda l'edizione, e ho scoperto che si tratta non della prima edizione del testo di Virginia Woolf, ma di un'edizione apparsa 2 anni dopo, la prima edizione del 29, ha una bella sovracoperta illustrata. Questa invece è una cosiddetta Uniform Edition. Ora, io non sapevo cosa fosse un Uniform Edition e ho scoperto che si tratta di un'edizione che veniva pubblicata, cioè praticamente quando un autore diventava di una certa importanza, una casa editrice poteva decidere di pubblicare una serie di titoli mantenendo delle condizioni, delle prerogative editoriali, delle stesse prerogative editoriali, quindi appunto di qui il termine uniform, era come un'operazione di marketing. In sostanza si diceva al lettore: guarda che quest'autore sta diventando un classico, quindi io ti do la possibilità di collezionare un po' dei suoi titoli, pensa come starebbero bene sullo scaffale, in fondo costano solo 5 scellini, prezzo di questa edizione. La cosa divertente è che è molto più rara questa della prima e costosissima prima edizione del testo della Woolf. Se fate la prova mettendo magari su Abibooks questo titolo, giustamente la prima edizione costa molto di più, però per certi aspetti è interessante anche questa, perché grazie al fatto che è sopravvissuta la sovracoperta, che peraltro non è illustrata, però come è sopravvissuta questa sovracoperta? Perché il proprietario di questo volume, che era Valentino Bompiani, forse perché gli dava fastidio oppure non so, un po' malamente l'ha piegata e messa dentro il volume, di conseguenza non ha preso luce ed è, vedete che ha una piccola piega qui a metà della sovracoperta. Però perché è interessante questa cosa? Perché dalle fonti sappiamo che questo volume, che comunque esce dalla stessa casa editrice di Leonard e Virginia, la Hogarth Press,
c'era stata tutta una discussione, una scelta ben precisa per quanto riguarda il colore da utilizzare. Virginia e Leonard avevano scelto questa tonalità di turchese che chiamavano blu pavone, mi ha attratto molto questo termine, questo colore, pensando che si sarebbe visto bene tra gli altri volumi in vendita. E quindi avevano operato una scelta proprio sicura su questo, ben determinata su questo colore. E per fortuna che noi abbiamo questa sovraccoperta, pur non illustrata, che però protetta dalla luce è sopravvissuta. Quindi grazie Valentino Bompiani, che però stiamo parlando di un editore che in quanto editore aveva una sensibilità sulla materialità del testo, quindi lui probabilmente magari gli dava fastidio, però cosa ha fatto? Invece di buttarla ha pensato, vabbè dai, la metto dentro nel volume, quantomeno. Comunque, diciamo che questo per dire che, anche per valorizzare questi aspetti, bisogna fare degli approfondimenti e conoscere appunto i pezzi che si conservano in sostanza. Allora, adesso vorrei sottoporvi alcuni casi, diciamo, che più che altro relativi al condizionamento di materiali che noi abbiamo al centro, anche per sottoporli, se volete, a qualche commento. Naturalmente si tratta anche magari di soluzioni che possono essere perfettibili, quindi sono, come dire, posti al vostro esame. Il primo, ne abbiamo parlato prima, quando ci sono i libri che vi dicevo a rischio perdita pezzi, davvero non c'è moltissimo da fare, basta magari in attesa di un restauro, oppure semplicemente per evitare che si impoveriscano proprio di pagine, di piatti, eccetera, eccetera, io li chiudo, faccio questi contenitori, li chiudo dentro e vabbè, non è che si può fare moltissimo. Questo naturalmente si tratta di modelli più semplici possibile, perché è inutile, si prende la misura, penso che chiunque sia in grado di farlo, di buon cartoncino, anche se non è proprio di grammatura assurda, va bene lo stesso. L'importante poi, insomma, che se può essere antiacido, può essere neutro, però insomma l'unica cosa che si può fare è questa. Ne ho fatto anche un piccolo, questo per un piccolissimo formato, ho fatto questo esperimento perché, un po' pervezzo devo dire, per vedere se si poteva cucire il cartoncino, ho messo due pezzi a forma di croce, l'ho cucito e regge, quindi si può anche cucire il cartoncino, ho scoperto. Per quanto riguarda una cosa che per esempio ci è capitata e ci capita molto spesso, è di trovare tutta una serie di materiale dentro i volumi. Capita soprattutto nei fondi di editori, perché per loro i libri sono uno strumento di lavoro, quindi o perché gli vengono regalati in questo modo, oppure perché devono studiarli per magari pensare ad una riedizione. Può capitare anche per esempio nei fondi d'autore, che appunto la lettera, la fotografia, la minuta, l'appunto, insomma nei libri è noto, insomma si trova veramente di tutto. Qui però in alcuni casi i materiali sono veramente tanti, quindi non si potevano lasciare dentro, e la nostra scelta è stata quella di separarli, di creare dei fascicoli quindi separati, inserendo all'interno di ciascuno di questi fascicoli la fotocopia del frontespizio, e legandoli tutti dal codice di collocazione del volume. Quindi è come un archivio in un certo senso parallelo, tutto riservato ai materiali contenuti dentro i volumi, però in questo caso l'utente può chiedere di visionare i materiali oppure no, perché magari non gli interessa, però almeno non si mette anche a repentaglio la sicurezza del libro, perché trovare per esempio queste buste in cartoncino, il ritaglio di giornale, poi che è una delle cose più comuni, acidissime,
tantissimo che ingiallisce metà pagina, eccetera, eccetera. Poi in questo caso una fotografia probabilmente usata per magari pensare ad una illustrazione di copertina, chi lo sa. Queste sono immagini dall'archivio Scheiwiller. E quindi abbiamo fatto questa scelta. Poi un'altra cosa abbastanza interessante è invece l'archivio fotografico della notte. Allora, quando arrivò l'archivio fotografico della notte, ci arrivarono del quotidiano La Notte, un quotidiano che in realtà doveva durare poco quando apparve nella Lombardia degli anni 50, invece poi durò fino agli anni 80, qualcuno forse se lo ricorda. Ci arrivarono qualcosa come 600 scatoloni. Il materiale era racchiuso in buste, faccio vedere, la vediamo qui, c'è scritto russo-genco mafioso, sono buste in carta, naturalmente un archivio fotografico di un quotidiano non viene condizionato, cioè c'erano le buste di cartoncino normalissimo, e niente, per cui carta, buste che contengono ritagli di giornale, positivi fotografici, quindi stampe fotografiche, negativi, bustine di negativi. Quindi le abbiamo mantenute queste buste, pur non a norma, le abbiamo mantenute e inserite in buste in cartone ondulato invece a norma, separando il materiale delicato, il materiale che può andare a rovinare altri tipi di materiali. Perché era impossibile ricopiare anche tutti i riferimenti di queste buste, perché sono circa 90.000 di queste cose qua. Analogamente le bustine dei negativi, bustine in carta pergamino, che notoriamente non è proprio il massimo, ma che abbiamo visto che finora non ha rovinato. Le abbiamo tenute, qui vedete che queste bustine, che possono essere in carta o in pergamino, hanno tutte delle indicazioni, non so se riuscite a leggere cosa c'è scritto lì, perché praticamente sono praticamente come probabilmente erano gli articoli che uscivano su questo quotidiano. A 100 anni fuma come un ragazzo, la donna di 105 vota, non so perché nelle elezioni c'è sempre questa cosa degli anzianissimi che votano, fungo gigante, vescia di 3,5 kg trovato da un tizio qualsiasi, cioè come si fa a perdere una cosa del genere, cioè è una follia proprio. E quindi li abbiamo tenuti. Prima erano conservati in scatole da scarpe e separati da queste cose super acide, li abbiamo adesso messi sempre in queste pergamene, ma in scatole a norma, diciamo. Però mantenendo sempre questa modalità tipo a schede proprio, perché erano quelle che servivano ai redattori, perché il loro criterio era quello di reperire magari un'immagine che veniva prodotta dai fotografi interni e diventava un'immagine di repertorio. L'obiettivo era quello di arrivarci il prima possibile per riutilizzarla, quindi funziona e quindi l'abbiamo mantenuta. Ok, mi sembra che il tempo sia scaduto, quindi grazie. Spero di grazie a Valentina Zanchin per l'immersione all'interno del lavoro molto intenso e anche un po' sorprendente che avviene di fare all'interno di questi archivi dalla natura molto disomogenea, molto varia, e abbiamo adesso la possibilità di alcune osservazioni da parte del pubblico. Vi dicevo che si tratta di una parte più laboratoriale, più seminariale, e quindi chi ha qualche domanda, chi ha qualche integrazione, chi vuole accostare un'esperienza, una suggestione, una riflessione a quelle
che ci ha portato Valentina è benvenuto e benvenuta. Qualche restauratore, qualche restauratrice che ha... Prego, un attimo il microfono. Magari, allora, domande abbastanza brevi, se dite nome e il cognome, la biblioteca, l'archivio, l'ufficio di restauro, il laboratorio in cui lavorate. Buongiorno, mi chiamo Daniela Giaquinta, lavoro alla Biblioteca CICU di Scienze Giuridiche dell'Università di Bologna e sono molto interessata appunto all'argomento sulla conservazione dei libri del Novecento, proprio perché la mia biblioteca ha un grande numero di libri pubblicati nel Novecento e anche, diciamo, in condizioni abbastanza deprecabili, perché magari sono stati a lungo in magazzini, sono pieni di polvere, non sono stati conservati sempre nel migliore dei modi. Essendo poi la biblioteca giuridica una biblioteca che si aggiorna costantemente, che quindi fa moltissime acquisizioni, il problema dello spazio è molto pressante. Quello che mi chiedo è fino a che punto un bibliotecario è giusto che si non accanisca, però ecco, che si ostini a conservare magari testi superati a livello contenutistico, e fino invece a che punto è giusto conservare, e appunto in una biblioteca molto dinamica che si aggiorna e quindi, diciamo, appunto come si fa a stabilire cosa è giusto conservare. So che non esiste una risposta unica e che appunto bisogna conoscere il contenuto, però essendomi anche formata sul libro antico sento molto la spinta alla conservazione, ma certe volte anche nei miei colleghi vedo invece delle scelte diverse, molto più verso lo scarto e appunto il macero di testi che magari potrebbero riservare delle sorprese molto interessanti. Grazie per la domanda. Sì, la domanda è indubbiamente difficile, nel senso che cosa bisogna conservare, cosa non bisogna conservare. In anni passati si cercò probabilmente di rispondere a questa cosa dicendo: ok, facciamo le biblioteche di conservazione e le biblioteche di pubblica lettura. Però a quanto pare non è un qualcosa che ha soddisfatto pienamente, proprio perché anche nelle biblioteche poi di pubblica lettura, sì, siccome questo concetto appunto del bene culturale, cioè lasciamo stare che siano formalmente considerati beni culturali o no, facciamo finta che non esista neanche questo problema, però anche nel momento in cui ci sono delle cose che in un momento non sono considerate beni culturali, dopo lo sono considerate. Cioè, qualche settimana fa è andata all'asta, volevo portarvi l'immagine, a Milano, il primo numero della Settimana Enigmistica, non compilato, base d'asta 3.000-6.000 euro, è stato venduto a 3.000 euro. Ora, chi mai avrebbe qualche anno fa conservato il primo numero, la Settimana Enigmistica, non compilandola? Nessuno, primo perché uno compra la Settimana Enigmistica per farla. Quindi alla fine questo diventa una rarità. Cioè, per cui veramente sotto i nostri occhi abbiamo visto il Novecento storicizzarsi e cambiare, lo vediamo. E quindi, boh. Cioè, poi in più dobbiamo fare anche i conti con un materiale che si disgrega sotto i nostri occhi. Cioè, l'ultima volta che abbiamo mandato al restauro una serie di volumi antichi, c'era un'edizione, la prima edizione latina dell'erbario di Mattioli. Allora, le carte dentro erano strepitose, meravigliose, fuori un orrore.
cioè, io l'ho dato al restauratore, ho detto, ma cioè, è chiaro che torna perfetto, non avevo nessun problema. Ma io vorrei, cioè, mi chiedo quante opere del Novecento sono alla fine, vanno alla fine al restauro. Cioè, certo, qualcuna ci andrà, ma è incomparabilmente poche rispetto al libro antico. Perché quando arriva un libro arriva al punto di non ritorno, cioè non c'è niente da fare, punto. Cioè anche il migliore dei budget, anche il migliore del restauratore, non può fare niente, perché è un fatto proprio di DNA della carta. E quindi il problema è posto, cioè non, secondo me è irrisolvibile. L'unica cosa appunto è riprodurlo, almeno non si perde da un punto di vista del documento, però da un punto di vista del manufatto, cioè bisogna immaginarlo un po' come dei papiri di egizi. Infatti cosa facevano all'epoca? Ritrascrivevano. Così. Adesso diciamo si forse questo potrebbe anche essere uno spunto interessante su quel dibattito che prima facevi relativo alla funzione della digitalizzazione in termini conservativi, cioè forse davvero la risposta a questi casi limite c'è. La digitalizzazione forse può avere un significato per questi casi limite. Io lascio spazio se ci sono altri interventi dalla platea, se no grazie. Intervengo, ma lancio subito la palla. Io pure volevo dire esatto, a Cristiana, no, perché è importante. No, nel senso che la dottoressa Zanchin ha fatto un esempio. Allora, intanto anche io, come la collega della Biblioteca Giuridica di Bologna, vengo da un percorso di studi sull'antico. Quindi quando mi sono dovuta confrontare col tema dello scarto, che è una delle competenze della soprintendenza, diciamo, ho avuto l'atteggiamento tipico di chi viene da una formazione che è quella appunto della cinquecentina, del manoscritto e così via. Poi a un certo punto mi sono resa conto, ma anche proprio facendo leva sulla mia formazione da medievista, che quello che non si conserva molto spesso è proprio quella letteratura minore, cioè ha fatto vedere quei romanzetti che tra l'altro sono interessantissimi. E che sono secondo me la testimonianza di una forse di una sottocultura, ma comunque sono in grado di darci una fotografia di quella che si leggeva in parte, va bene, della popolazione negli anni 30. Io quando faccio i miei corsi sullo scarto faccio sempre l'esempio degli armoni degli anni 80-90 che purtroppo non sono stati catalogati. E quindi io non sono certa che siano, perché noi non è vero che non si può scartare nelle biblioteche, noi facciamo scarti continuamente, chiaramente devono essere scarti che ci devono consentire di avere la certezza che un certo numero di copie in biblioteche di conservazione ci siano, questo è il nostro criterio. Però appunto il problema è che molto spesso alcune tipologie, soprattutto tipologie diciamo di sottocultura, cioè proprio, non so, e questo se noi guardiamo al passato è così, perché per esempio i libri di Giulio Cesare Croce sono molto meno attestati di Cicerone in tutte le sue miliardi di edizioni, quindi noi dobbiamo guardare anche in prospettiva, per questo io dicevo che bisogna un po' avere una visione diciamo di continuità, non che ci sono le biblioteche che sono obbligate a conservare tutto perché abbiamo grossi problemi di spazio, ecco, però avere una visione di continuità, perché tutto quello che noi lasciamo andare non andrà ai posteri, quello che noi conserviamo in qualche modo lo conserviamo per chi viene dopo, che poi avrà un occhio diverso dal nostro e sarà in grado attraverso quelle cose, insomma, quindi volevo dire, forse questo mi ha dato il là anche, è stato molto interessante devo dire. Per chiarire meglio cosa volevo dire stamattina nei tempi strettissimi. E si legava bene in effetti, andiamo a lasciare la parola. Se qualcuno vuole. Ci sono altre cose. Perché le suggestioni sono moltissime dal mio punto di vista in questa relazione e poi nel collegamento. Cioè, scusi. Sono Paola Iannucci, lavoro qui all'Università di Ferrara e sono responsabile di alcune biblioteche, fra cui
quella di giurisprudenza qua. Quindi mi ha fatto molto piacere l'intervento di adesso, perché penso che nelle biblioteche accademiche sia veramente urgente, non so come dire, urgente porre il problema della, come posso dire, della conservazione in base al profilo della biblioteca, che un po' il discorso è stato anche accennato un po' stamattina, no? Cioè la definizione di qual è il ruolo, al di là del generico supporto alla ricerca, alla didattica, alla terza missione che ben conosciamo, ma in molte biblioteche, soprattutto quelle che hanno un'identità e una, come posso dire, già una storia, come anche questa biblioteca, come sicuramente il CICU di Bologna, dobbiamo interrogarci su che cosa vogliamo conservare come identità di questa biblioteca, questa o altre, per il futuro, per la storia futura, per chi cercherà di capire come si studiava giurisprudenza all'Università di Ferrara o di Bologna fra 50 anni, 100 anni. E su questo mi sento di dire che siamo un po', come si dice, un po' lasciati soli, cioè forse dovremmo trovare modo di confrontarci fra di noi, di avere una guida, un qualcosa che ci aiuti a prendere decisioni che sono spesso molto difficili, perché lo spazio è il nostro problema chiave, soprattutto in palazzi storici come questo, dove l'intero palazzo e il palazzo di là dove c'è la biblioteca è pieno fino all'inverosimile. Quindi la decisione su anche tenere documenti del Novecento, ma anche degli anni 50, oltre che degli anni 30, a volte viene, a mio parere, sarebbe opportuno tenerli, ma anche dei manuali, voglio dire, perché non è solo il libro appunto di pregio, perché poi fra 50 anni, 100 anni, come abbiamo visto adesso negli esempi che ci sono stati fatti, magari sarà interessante sapere come studiavano, su cosa studiavano gli studenti di giurisprudenza all'università, questa o un'altra. Quindi, non so, è un tema che io sento molto, su cui capisco che non ci possono essere risposte, diciamo così, lapidarie, però lo lancio un po' come un tema su cui anche nelle biblioteche universitarie e di discipline diverse, perché poi ogni disciplina ha le sue caratteristiche, forse sento molto l'esigenza di interrogarci insieme, ecco, questo lo volevo esplicitare. Qualche minuto, sì. Ok. Allora, purtroppo è un problema non aperto, apertissimo, e dipende anche dal vulnus legislativo che noi abbiamo, perché quando io vi ho citato quella terminologia, conserviamo i volumi rari e di pregio, rario e di pregio è un valore che io do individualmente per la mia opinione, per la mia consapevolezza, per il mio trascorso di esperienza professionale, non è un valore oggettivo. Ed ecco la tentazione venuta fuori anche adesso, giustamente in questo caso, ma attenzione, perché il valore delle cose a volte ce lo dà il costo delle cose, la stima economica delle cose, no? Di quel numero della settimana enigmistica, mi rendo conto che può essere importante perché comincia a valere, solo che in relazione al patrimonio culturale questo è uno svilimento enorme, perché perdo di vista qual è la funzione del patrimonio culturale. E trovo correttissime le osservazioni partite da dottoressa Resti stamattina sul fatto che anche biblioteche moderne diventano biblioteche in parte di conservazione per il materiale a cui affidano il ruolo di bene culturale. La conservazione è il momento metodologico di riconoscimento del bene culturale. È una parafrasi che viene da un aforisma di Brandi, per cui il restauro era il momento di riconoscimento dell'opera d'arte,
ma che è abbastanza chiaro. Se io riconosco nell'oggetto che ho di fronte l'opera d'arte, per Brandi, mi pongo il problema del suo restauro. Brandi la pronuncia negli anni 60, 50, 60, non c'è ancora il concetto di bene culturale, quindi parla di opere d'arte, che è il materiale di punta, no? Nella conservazione e nel restauro dell'epoca. Se non riconosco in quell'oggetto l'opera d'arte, la aggiusto, la riparo. È un altro oggetto, non richiede un intervento di restauro. Noi siamo nella situazione per il patrimonio culturale in cui, se riconosciamo in quell'oggetto la valenza del bene culturale, che ha una valenza storica, vi ricordo, non economica, allora ci poniamo il problema della sua conservazione. E la conservazione non è così libera. La conservazione in Italia ha una legislazione che io trovo una delle più importanti e più stimolanti a livello internazionale, perché il codice in quegli articoli che vi citavo stamattina mi dice, se non altro, se non mi dice che cos'è, mi dice come si articola, e dobbiamo dare a quelle articolazioni dei nomi, degli interventi, delle attività che possano rientrare nella prevenzione, nella manutenzione, nel restauro, d'accordo? Però ho già un ciclo di interventi, di attività che mi sono messa in mano per pensare alla conservazione di questo bene. Dal momento in cui lo riconosco, il vulnus che abbiamo è chi e in quale maniera definisce che quell'oggetto che prima era lo strumento di docenza diventa un bene culturale. Chi? E per quanto ne so io, ma potete smentirmi se avete un aggiornamento migliore del mio nell'ambito, è al bibliotecario o alla sovrintendenza, bibliotecari che lavorano con la sovrintendenza, demandato il compito di individuarlo. Per cui c'è un riconoscimento di cui parlava Cristiana stamattina, no? Il primo passo per la conservazione è che io individuo che cos'è oggetto di conservazione, perché la tentazione di conservare tutto è una tentazione fallimentare. Non possiamo, non riusciamo, proprio con le forze che abbiamo, non riusciamo a conservare tutto, quindi lo scarto. C'è per forza, c'è per forza. Badate bene che c'è un obbligo di deposito legale in Italia, per cui tutte le pubblicazioni di cui noi stiamo parlando, anche le contemporanee, tutte queste che sono state citate, dovrebbero avere una serie di copie depositate per la conservazione nelle biblioteche che accolgono il deposito legale. Dopo il 2004 funziona. Dopo il 2004 il problema è quello che è accaduto. E sai perché anche? Perché ci sono biblioteche che accoglievano il deposito legale e scambiavano quei volumi per volumi di consultazione. E quindi non sono state... La legge poi aveva tutta una... E tutta una serie di... Passava per la prefettura. Cioè, ci sono... Però ecco, è molto complessa. Funziona. In effetti noi abbiamo più garanzie di conservazione con la nuova legge sul deposito legale. Quindi questo... Abbiamo puntato su quello, è vero che nasce in origine, nasce in altri periodi, e il deposito legale è un deposito forse di controllo, però per noi è un deposito di conservazione. Per quello dobbiamo creare un linguaggio comune su che cosa significa conservare, no? E significa riuscire, certo, se vogliamo anche fruire, valorizzare quei beni, ma farli transitare i nostri posteri il più possibile nelle condizioni in cui noi li abbiamo ricevuti. E mi leggo allora al discorso, se me lo consentite, della deacidificazione di massa. Perché in Italia non è passata? Io direi perché c'è una consapevolezza nell'ambito della conservazione in Italia che è abbastanza elevata. Abbiamo una grande tradizione di conservazione, non di libri e documenti, ma di opere d'arte, sì, di architettura, sì. Quindi c'è un'attenzione al senso del conservare. È vero che c'è una quantità di produzione a stampa su carta che forse anche dalla metà del XIX secolo soffre di tanti problemi in più rispetto alla carta di stracci artigianale. Sono problemi fisiologici di quei manufatti. Deacidifico in massa, la deacidificazione è un intervento di restauro, non è un intervento di manutenzione, non è un intervento di prevenzione, è un intervento di restauro, cioè va direttamente ad interagire con la struttura chimico-fisica di quell'oggetto, quindi di per sé, per la nostra legislazione, non può essere un intervento che faccio in via preventiva. Lo faccio se il problema esiste. E il problema che esiste non è che quella carta abbia all'interno della lignina o emicellulose, abbia altro rispetto alla cellulosa pura,
che può soffrire di fenomeni di degradazione diversi, magari più veloci. Il problema è che se io non imparo a fronteggiarmi con questa facilità la degradazione, e quindi da quasi subito a rallentarla, quella diventerà un problema emergente. Allora, la diarcificazione di massa è fallita da noi perché fallisce il compito della conservazione, che è quello di alterare il meno possibile gli oggetti. Io li vado ad alterare completamente nella struttura fisico-chimica per paura che poi si danneggino. Capite che è un controsenso dal punto di vista teorico, perché anche la teoria è importante nella conservazione. È fallimentare dal punto di vista dei costi, perché operazioni di questo genere, il costo di queste operazioni può essere messo su attività di prevenzione. L'acidità, l'ossidazione, che mettono a repentaglio queste opere perché lavorano sull'idrolisi molto spesso della cellulosa, cioè producono un effetto chimico di distruzione della cellulosa, vengono catalizzate da alcuni elementi, umidità relativa, ossigeno. Se io lavoro su ambienti in cui controllo questi parametri, prolungo enormemente la vita di questi oggetti. Non l'abbiamo fatto magari quando non lo sapevamo, ma ora lo sappiamo e possiamo lavorare su questo. Capite? Ecco perché da noi... E l'altro problema è che cosa di acidifico in massa? Quello che do in lettura? Ma quello deve valere per sempre o avrò altre copie? O avrò altre edizioni? Quello che voglio conservare? Perché se deacidifico in massa quello che voglio conservare, conservo qualcosa che non è l'originale. E se l'originale, anche nella sua struttura, nei suoi materiali, mi deve parlare di come si produceva la carta nell'Ottocento, nel XIX secolo, io consegno a chi può studiarlo domani un prodotto che è diverso. Perché? È giustificata questa operazione? Per ora abbiamo deciso di no. Non si giustifica, no, da questo punto di vista. Ecco perché siamo in questo frangente. È materiale interessantissimo. È molto interessante anche il fatto che quando è stato fatto il restauro di questi volumi, molto spesso, proprio perché sono volumi molto fragili, le coperte, le brossure sono state cambiate a favore di coperte che consentissero una migliore agibilità, agevolezza nella lettura, nella consultazione, no? Errore anche quello, perché io comincio a modificare le strutture dei volumi, non saprò più le brossure di inizio Novecento come venivano fatte o che avevano le sovracoperte e tutta una serie di altri tasselli della mia storia, che è di testo, come abbiamo sottolineato con la presentazione della dottoressa Zanchin, ma è anche dei materiali, non dimentichiamo i materiali, perché entrambi lavorano nel bene culturale, non posso scenderli. Non mi conviene scenderli anche. Grazie.